Buonasera mister, da poco finito il match contro il Rivoli, oggi una sconfitta in casa, una partita molto combattuta, lei che gara ha visto? Ho visto il primo tempo una partita combattuta, è vero, dove loro hanno fatto due gol, hanno avuto forse un'altra occasione e dove il Centallo ha fatto un gol e ha avuto quattro palle gol clamorose. Oggi direi che il migliore in campo che ha fatto veramente la differenza è il portiere del Rivoli, ha fatto tre interventi da Serie A veramente, è stato eccezionale. Centallo ha fatto secondo me 65-70 minuti proprio bello, giocato bene, creato situazioni giocando. Gli episodi, come diciamo sempre, nel bene e nel male incidono. Oggi hanno inciso a favore del Rivoli, che è venuto qui, ha fatto la loro onesta partita. Mi aspettavo qualcosa di più dal punto di vista del possesso palla. Hanno fatto benino, bene loro il primo tempo, la prima mezz'ora, bene anche come noi. Poi il secondo tempo non hanno più giocato, si sono chiusi dietro, hanno difeso il risultato, giustamente. Questo è quello che devono fare le squadre importanti, a volte devono soffrire. Il Rivoli è una squadra importante, è venuta qua e ha vinto. Mi dispiace perché veramente abbiamo creato tanto, proprio tanto. Comunque purtroppo facciamo un po' di fatica a buttarla dentro, un po' per demerito nostro, oggi secondo me molto per merito del loro portiere. Un'espulsione, mancata espulsione che secondo lei ha influito molto anche oggi? Sì, no, quello ha influito tantissimo. Penso che a parte il direttore, tutte le persone che erano parecchie oggi, avrebbero tirato fuori il cartellino rosso. Un intervento di Noia, che tra l'altro non è la prima volta che fa questi interventi, lo conosciamo bene qua vicino, poco tempo fa, qualche all'andata già ne aveva fatti simili. Purtroppo è fortunato lui, sarà fortunato, non so se perché su di lui i cartellini rossi non vengono estratti. Oggi il fallo era assolutamente da cartellino rosso, una gamba alta, ha una velocità notevole, è in scivolata sulla tibia, cioè non so cosa devono fare per fare un cartellino rosso. Il direttore mi ha detto che era molto vicino ed era molto vicino e secondo lui ha visto diversamente, poi chi decide è lui e hanno sempre ragione loro. Per carità, penso che non mi abbiate mai sentito parlare degli arbitri in tutta la stagione e oggi sinceramente quell'episodio, perché poi tutto il resto della partita secondo me l'arbitro giovane è stato bravissimo, assolutamente bravissimo, ma su quell'episodio penso che abbia sbagliato. Ecco, prossime gare con quale spirito? Lo spirito è solito, noi siamo qui per salvarci prima possibile e ripeto, cerchiamo punti ogni domenica contro le squadre più forti e quelle meno forti. Dobbiamo giocare così, continuare a giocare così, migliorare in zona offensiva, nel senso numericamente, perché purtroppo le palle gol le abbiamo costruite, le costruiamo, ma la percentuale realizzativa è troppo bassa. Dobbiamo crescere, migliorarci, ma io dico la verità, oggi abbiamo perso. Però secondo me è stata veramente una bella partita, mi sono divertito, abbiamo giocato e dobbiamo fare questo fino alla fine, poi vedremo quanti punti siamo riusciti a fare. Tralasciando quindi un attimo il risultato, come ha detto lei, un'ottima prestazione che fa anche ben sperare. Ma assolutamente, secondo me la prestazione è stata ottima, devo dire che è stata, ripeto, una bella partita, anche loro hanno giocato a intensità elevata, è stata proprio una bella partita, però certo che chi vince ha sempre ragione, noi brucia un pochettino la sconfitta perché una vittoria oggi avrebbe potuto comunque farci agganciare a un treno importante, però voglio dire, l'obiettivo ben chiaro e il nostro è quello di raggiungere la salvezza prima possibile, siamo lì in linea e dobbiamo cercare di recuperare domenica prossima fuori casa i punti che abbiamo perso oggi.